In questa seconda parte del problema, le incognite sono l'accelerazione e la forza di tensione. E per svolgerlo usiamo le leggi di Newton, col classico sistema, in cui mettiamo la forza totale del carrello, indicato con M maiuscolo uguale M per A, e forza totale del blocchetto, indicato con M minuscolo uguale M per A. Quindi la forza totale la andiamo a scrivere come forza peso parallela meno la forza di tensione meno la forza d'attrito, uguale sempre a m per A. Ricordiamo che abbiamo messo il segno negativo davanti a Ft e Fa perché il sistema andando verso sinistra, quindi naturalmente verso sinistra è positivo, verso destra è negativo. E stessa cosa per la forza totale del blocchetto. Quindi meno mg più ft uguale m per a. Con la riduzione andiamo a semplificare. Avendo due incognite ne andiamo a eliminare una, ovvero ft, perché abbiamo una col meno e una col più. Quindi rimane soltanto a come unica incognita. Quindi abbiamo forza peso parallelo meno fa meno mg. Forza peso parallelo. Indichiamo è 20,7 newton, forza d'attrito è 6,7, m per g è 9,8, la somma è 4,2 newton, che sarebbe la forza totale esterna, la somma di tutte le forze esterne del sistema. Dall'altra parte abbiamo massa del carrello più massa del blocchetto moltiplicato per A, che sarebbe la nostra incognita. La somma delle due masse è 6 kg. Perciò l'accelerazione è 4,2 newton fratto 6 kg, quindi 0,70 metri al secondo quadrato. Adesso la seconda incognita è la forza di tensione. L'andiamo a trovare grazie alla seconda formula del sistema, facendo la formula inversa, quindi la massa del blocchetto 1 kg moltiplicata per l'accelerazione che è 0,70 metri al secondo quadrato più l'accelerazione di gravità g. E quindi è 10,5 newton. Adesso andiamo a verificare se i calcoli sono ragionevoli. Abbiamo la forza totale che la calcoliamo leggendo la somma di tutte le forze che agiscono sul carrello, quindi 20,7 più 10,5 più 6,7. Però ricordiamo che utilizziamo il simbolo meno, il segno meno, nelle due forze che vanno verso destra, perciò 10,5 newton e 6,7 newton, perciò abbiamo la forza risultante totale che è 3,5 newton. 3,5 newton è uguale a m per a? Sì, perché 5 kg per 0,7 metri al secondo quadrato è 3,5 newton. Stessa cosa facciamo per il blocchetto più piccolo, m minuscolo. La forza totale è 0,7 newton perché abbiamo fatto 10,5 newton meno 9,8. 0,7 newton è uguale a m per a? Sì, perché 1 kg per 0,7 metri al secondo quadrato è uguale a 0,7.